furiously circle crash face forward again and again. I can see the surface. I cannot see a barrier, though I inspect its surface. All else is dark, and that way is light. The faintest leak of air tells me that way is home. So I flail and beat against that which I cannot see. Circle and crash face forward again and again. I can see the sun. I cannot see a barrier, though I inspect its surface. Amici del TAM, eccoci al termine della semifinale valida per la Coppa UEFA TAM tra Milan Quick Bite e Catania Epidias, vittoria del Milan con punteggio di 6-2. Siamo qui con uno dei giocatori del Milan, Scaletta. Allora Scaletta, stasera una bella vittoria, primo tempo controllato sul 4-0, avete amministrato e avete portato a casa una vittoria importantissima che vi pone in finale di Coppa UEFA. Ti chiedo un commento su questa gara. Beh, è stata una partita molto dura, dal primo all'ultimo. Noi avevamo l'assenza del nostro bomber Bonanno, però ci siamo compattati e abbiamo fatto una grande partita di squadra, ripartendo bene in contropiede. In finale adesso andate a incontrare a sorpresa il Parma, che si è qualificato ieri contro il Sassuolo. Ti chiedo, in primis ci sarà il bomber Bonanno? Sì, penso di sì, anche stasera doveva esserci, ma aveva degli impegni. Secondo te che partita sarà questa col Milan? Già l'avete affrontato? Sì, li abbiamo affrontati nel campionato e penso sarà un'altra battaglia, perché poi ogni partita è una storia a sé, però cercheremo di vincerla. Ultimissima cosa, una cosa che chiedo spesso, un voto alla tua gara stasera? Beh, era un po', secondo me, un debito di ossigeno, però ho fatto il mio in difesa, aiutando la squadra. Ok, grazie. Grazie. Siamo il Catania Epidias al termine della semifinale, persa purtroppo con il Milan. Siamo con un paio di elementi, Serio, Lucci, Scotto e il mister Feola. La prima domanda la faccio a Serio. No, la prima domanda faccio io. No, la fai tu. Ma perché non si sente l'intervista? Si sente? Non si sente. No, non si sente. Non si sente. Non si sente. Potremmo parlare con Molina, non si sente mai. Non dal cellulare. Ah, quello è un giochetto. Infatti,
l'iPad si sente, ma del cellulare no. Così uno è nudo, con capelluti vanno. Torniamo un attimo alla partita. Serio, prestazione sottotono contro il Milan. Stasera qualcosa non andava, non è andato quasi nulla, insomma. Chiedo un commento. Stasera abbiamo giocato sotto le nostre possibilità, le nostre aspettative erano altre sicuramente, però abbiamo preso tre gol iniziali che ci hanno tagliato le gambe, e recuperarla poi per sbilanciarci abbiamo subito gli altri. Mister, alla fine di questo torneo un bilancio sul cammino del Catania? Mi sembra che i ragazzi siano comunque soddisfatti di come è andata. E quindi torneremo all'Hotel Cupido, come tu mi hai più volte menzionato. Vediamo se possiamo fare di meglio per l'anno prossimo. Ultima domanda la faccio a Lucci, che simpaticamente si diverte a prenderci in giro anche l'altra volta. Allora, soddisfatto del l'ultima, è l'ultima. Soddisfatto e rimborsato. Dici tu qualcosa, ti aspettavi di più. Abbiamo fatto un grande miracolo, bisogna dirlo. Passo parlando. Vai. Tanto ti sento, puoi dire che lo puoi dire? Alla fine è la prima. No, vabbè, è andata bene. Un voto al tuo campione. Ma perché sembra a me il voto? Facciamo un voto a Lucci. Voto a Lucci, 7. 7. 8. Un voto a Scotto. No. 7.5. Ottimo. E mister 10. Come sempre 10. Mister già parte da 10. Vi ringrazio. Bello tondo. Ringraziamo i miei amici del canale. Al prossimo torneo. Ciao, beh.